Ragazzi, io sono E io sono Firenze. Steph e quest'oggi vedremo qualcosa che non so perché non sono pronto. Ogni tanto deve capitare, non filavo un intro da un po' di tempo. Allora, Questo perché non ascolti, mi sta più alti pare che adesso. siano delle torte che Torte. sembrano oggetti reali. Esatto, Ok, bravissimo, bravissimo. avevo un po' di dubbi perché per un attimo ho pensato che fosse una torta, cioè che sembrava una torta, ma in realtà era un oggetto reale. No, Il sono contrario. torte che rappresentano oggetti reali, ma sono torte. Quindi tu mi stai dicendo in questo momento che questa penna in realtà è una torta. No, perché non abbiamo E fatto che una quindi torta. posso No, mangiarla. E Steph. che sapore ha, Fere? Di panna? No, di penna. D'inchiostro, Allora mi piuttosto. hai clickbaitato. Ma Steph, Ma quelli li l'ho dobbiamo vedere, io fatto! non faccio E fai torte. torte, No, non Fere! le so E scusa, fare. perché allora Steph, vivi? chi fa queste torte sono degli artisti, sono persone esperte che hanno studiato. Io non ho studiato per fare queste torte, mi piacerebbe farle, ma a me bastano anche semplici, l'importante è che siano buone. Mi va bene tutto, mi va bene Lo tutto. sappiamo, Fer, lo sappiamo già. Allora, qui abbiamo un fantastico cappuccino. Un Sembra un cappuccino. Perché io cappuccino, non sì. bevo nulla, Sì, quindi non sono no, è un esperto. È un cappuccino, cappuccino. buonissimo Ok, cappuccino. sembra un cappuccino. Si capisce già che non è un cappuccino. Ammettiamolo, se lo Vabbè, lo guardiamo sappiamo così. già, quindi se... No, No, però. partiamo anche prevenuti, Hai Steph. ragione, E poi non ok. devono essere iperrealistici, devono assomigliare a degli oggetti di tutti i Sono giorni. qui per commentare, posso No, non commentare? devi criticare, sei qui per commentare, non per Se non criticare. posso commentare, Steph, allora fammi mangiare, non fammele sai fare, non assaggiare. sai fare un piatto di pasta, quindi ti prego, smettila di criticare. Quello. Vabbè, andiamo. Questa è la parte più bella. Questa è la parte più bella. Questa è la parte più Chissà bella. quanto è buona, chissà, a me sembra molto buona, mi sembra anche di quelle che se mangi poi sono molto molto buone. Interessante. Questo sarebbe un ottimo lavoro, assaggiare questo tipo di torte. Io lo vorrei fare. Se qualcuno mi vuole pagare per assaggiare torte. Io anche non pagato lo faccio anche gratis, mi va bene E no, tutto. vai, con che ti No, sono i vabbè, soldi, dai, però. faccio la YouTuber e sto soldini ne ho, quindi però posso fare gratis, sì. Guardate che mi porti torte buone. Prossimo! Allora, qua abbiamo una foto e Guarda la abbiamo un prima e poi limone. guarda quella di Ecco, sotto. vedi però che allora potevo permettermi di criticare il cappuccino. Questo limone è fatto E meglio. sono sempre fatti dalla stessa persona, è proprio un pasticcere artista che fa tutte queste Ok, cose. allora, sembra un limone finto, però non penserei mai a una Sembra di torta. quelli di plastica, quelli decorativi, tipo quando Brava. vai invece in Però non tricommerciale, penseresti quelli mai a una che... torta. Quindi Esatto. tu pensassi lì e fai, ah, ma si capisce che è finta, lo prendi male della Era la torta. torta, Fregato. E fregato, passi per fai imbecille. schifo. E ti buttano via dalla vita. Esatto, e ti devi nascondere sottoterra. Che vita triste. Comunque anche questo sembra buonissimo. Chissà se poi anche la torta è al limone. E magari l'altra era il Sarebbe cappuccino. Quindi abbinate a quello che rappresentano sarebbero buonissime. Le torte al limone sono buonissime. Ma anche quella al caffè, perché io amo il caffè. Berrei solo caffè nella mia vita, ma ne bevo solo uno al giorno perché poi mi non fa devi male. pensare Steph al non vuole sapore che io che ne beva ha. tanti. Fede, non puoi pensare al sapore che ha, Sì. perché non ce l'hai di fronte da Sta venendo una mangiare. fame, tu non hai idea. Quando Fede. vedo torte, Steph, il mio cervello non capisce più Ma tu non nulla. capisci nulla, Lo so, praticamente. vai. Allora, Doritos. Questa è tecnicamente una busta di Di patatine patatine. piccanti. E quindi per logica la torta piccante? Ovviamente no, Fere. Dolce Oh, piccante. Lo mamma mia. fanno il cioccolato tipo col Sì. peperoncino, quindi potrebbe essere, vai. Vado. Capisci nulla. Io. Questa è Questa è molto... fatta È fatta benissimo. benissimo. Cioè, perché si vede lo sbirruccichio che sembra della Sai classica busta di cos'è? Ti plastica. aspetti con un coltello che esploda la busta da un Perché momento all'altro? Sembra piena d'aria e invece guarda, guarda come la taglia. Ah, che fastidio! Ti aspetti il pop? Vedi che secondo me è cioccolato e peperoncino questa. Dai, ma che è cioccolato e peperoncino? Questa è una Te lo dico io. cheesecake all'Oreo. Te lo dico io. Questo è un Oreo, No, no, Fede. no, È guarda un del Oreo, si rosso. Guarda come l'ha capisce. tagliata del rosso. Oh, Fede, ma dove l'ho Perché il finita? colorante della busta, in effetti. Sono smentita, sa. Sono la fine che hai capito, sono imbecille, guarda. Imbecille numero Io. Con che uno. coraggio? Cioccolato e peperoncino. Andiamo avanti, bellissima. Questa tra quelle che abbiamo visto È la finora, che se sono migliore, è solo la tre, più è la migliore, è realistica. bellissima. Anche Allora. No. questa è molto bella. Però è grande, mi sembra troppo grande, anzi no. Sì, un po' più grande di un iPhone, però è bellina. No, è molto fatta bene, sembra che anche tutte le scritte e le icone siano No, fatte a guarda mano. però qua. Cioè, l'ha fatto Ma il telefono è programmato. caduto, sì, è per essere più realistico. Ah, a me non cadono i No, telefoni. ma che? Si addormenta col telefono e ogni notte li cade, quindi lasciamo Quello è il perdere. secondo Non telefono. c'entra È nulla, pronto sempre ad ti essere cade. No, non distrutto. è pronto ad essere Il primo distrutto. telefono no, è tutto a posto, capito?
Ma non mi piace. No, a me piace. Ultimo gradino della classifica. Non è neanche nel podio perché è la quarta, capito? Quindi ha perso la medaglia. Ha la medaglia di partecipazione. Prossimo. Questo ci piace. Cavolo, questo è fatto anche benissimo. Questo, I soldi sono fatti molto bene. Happy Father's Day. Ma anche il portafogli. Sembra di quei portafogli proprio lucidi fatti di proposito. È bello. Gucci. È bello. Gucci, sì. Sì, vedi la G con non i colori classici. Caso, sì. Bellissimo. Questo è bello. Bellissimo. Questo è veramente figo, eh. Mm-hmm. Forse... no, per me sì. È molto bello. Per me è super. Sì, abilito. Le banconote sono estremamente realistiche. Molto, no, ma molto, mi piace molto. Tutto. È bella anche la posizione che ha messo nelle cose. Sì, sì, sì. È figo proprio da servire, capito? Sono d'accordo. Primo posto, complimenti. È un mango? Tecnicamente è una pesca, Steph. Come fai a pensare che sia un mango? Ho un po' di problemi a riconoscere i frutti. Cioè, se facessimo un video di riconoscere i frutti ne sbaglierei tanti. Chiaramente non sembra molto una pesca. Il mango mi sa che è totalmente colore diverso, tipo verde la ma la forma è più da mango che da pesca. No, è la pesca, il mango è più allungato. Ora l'ho capito, è una mela. No, è una pesca. È una mela. Da dietro sembrava una pesca. Da dietro sembra. Dimmi che non è, che poi non è so. Più imbecille di quella del limone che sembra, finto che non sembra il che abbia i pelucchi della pesca. Cioè, presente quella pesca con i pelucchi? Sì, sembra sì. Quella. Vai, Fer, hai ragione tu, hai ragione. Che fail che hai fatto. Parli tu. Un mango. Che il mango è ovale ed è verde. Ah, bello, io non l'ho preso per me. E dentro è arancione. Non l'ho preso in giro. Chissà una persona che ha filato. Chissà se questa è una torta alla mela. No, Fer, è di nuovo un Oreo. Si capisce, vedi i pezzetti di mela. È una torta alla il tuo mela. Sogno è svanito. Il tipo è meno intelligente di quanto pensi. Ma dovrebbe lo so, ma non l'ha fatto. Scusa, se io mi mangio una torta a forma di mela, mi aspetto che sappia. Sarebbe fantastico, però non è così. Però preferirei fosse una pesca, perché la mela non mi piace nei dolci. Okay. Non mi piace proprio. L'ho la avvisa, mela. Gli mando un comunicato. Nel caso, digli che appunto da dietro sembrava una pesca, di farla pesca anche davanti e che sia una torta alla pesca, perché mi piace. Ve la potete prendere, ma sopporto. Cioè, lei parla anche seria pensando che a qualcuno interessi, ma non è così. Seria? No, io ho capito che tu sei seria, ma a noi non interessa. Non puoi picchiarmi, ci demonetizzano i video, calma. Tanto sono demonetizzati. Non lo sono, andiamo. Vai avanti. Ok. Ah, carina, carina. Chissà se è questa. Al sapore di borso, non ha basta. Allora, questa borsa mi ispira tipo al caramello, chissà se è... Qualcuno mi aiuta. Vi prego, non ce la faccio più. Mi passo in fazzoletto. Ah, pure. Vabbè, mi lacrimano gli occhi. Se scompare. Io rido troppo con queste luci, mi lacrimano gli occhi. Ah, mamma mia, sa di borsa, sei contenta così. Mangiati una torta che sa di borsa. No, fa un po' schifo. Appunto. Di caramello. Non neanche di caramello. Secondo me è caramello, guarda, quella striscina marrone è caramello. Va bene, continua. Li avrò indovinati tutti. Comunque non è un granché. Ah, carino, dai, carino, a me piace. Ah, so cos'era quella che avevo messo ultimo in classifica? Il telefono, l'iPhone. Ok, sopra l'iPhone, ma sotto tutto il resto. Ok, ok. Giusto per farlo sapere che è importante. Anche questo non interessa a nessuno. Ok, questa è fatta bene. Il mango. Sì, non è una lattina di birra, è una bibita. Sembrava più una lattina di birra. Non anche lo so, non conosco questa marca, quindi non lo so. Forse è birra al mango. Ma che ne so, farebbe schifo. Beh, anche la torta alla borsa, però qualcuno lavora qua. Quindi questa è la torta al mango. Sì. Finalmente, chi io darò il mango. Ok. Dentro sono tutte uguali, eh. Cioè, un pochino. Io non vorrei criticare. E infatti, probabilmente sono torte che magari fa solo... per presentazione scenica, capito? È magari probabile. Dentro fanno anche schifo, come quelle finte che fanno per i film. Ti stai cercando di consolare perché non è per assaggiare, vero? No, perché non è al mango. Bella. Fragolone, questa è bella. Bella. Questa stessa di fragola, vai. Basta. Se il rosso dentro sta di fragola. Falli di nuovo, Reo. Ma sono tutti uguali! Ma sono tutti uguali! Però era bella questa. Smentito? Bella. Hai bella. Finito? Mm-hmm. Non può sapere di ciò che è. Lui. Ok. Perché vedi, è la dimostrazione che uno magari è bravissimo a livello artistico, però poi in testa c'è poca roba. Capito? Poteva fare due piccioni con una fava, invece ne ha preso... Oh, magari sono buonissime lo stesso, chissà. Ma... Vai avanti. Allora. Ah, questa è una scatola di uova. È carina, questa è molto realistica.
sempre fatta allo stesso modo dentro, sembra. Sì. Però se guardi la prima sembra molto molto realistica. Sì, perché è un oggetto che si camuffa anche più facilmente degli altri, secondo me. Esatto, questa metti che la metti in frigo, come se fosse una torta, capito? Messa lì, in realtà ti sembra una scatola di uova. Però è geniale, perché così nessuno ti mangia la torta e tu te la conservi per te. Tipo, nessuno, io sono una persona... Uova. Esatto, io sono una persona che quando mi compro qualcosa per me sono molto gelosa delle mie cose. Infatti io a Steph non tocco mai le sue cose, perché così lui non tocca mai le mie. Questo sarebbe un ottimo modo per lui tenermi a te. Sempre le mie cose. Non è vero, al massimo te lo chiedo se non lo vuoi più. Te lo chiedo sempre. I canestrelli, Fere. Quelli li hai comprati per me. No! Sono i miei biscotti preferiti, non mi copiare, sei un copione schifoso. Bellina! Sembra un peluche, questo è bellino. No, non sembra un peluche, ma è troppo carino. Quindi togliamo il realismo, ma è veramente carissimo. Ma non gli tagliare carissima. L'occhio, tagliare una zampa. Aia. Questo sa di cervello, Fere. Sì. Questa infatti non mi viene tanta voglia di mangiarla. Troppo carina. Questa l'avrei tenuta gigante. Un pezzo di legno. Che figo. All'inizio sembrava che il coltello avesse davvero colpito un pezzo di legno. Carina questa idea, mi è piaciuta un sacco. Un'oca. Questa non è un'oca. Ce li presenti questi contenitori così? Io li vedevo tipo a casa. Perché c'è il filo del telefono? Perché erano fatti così. C'erano sia i telefoni e sia, come si dice, proprio di, tu li aprivi ed erano della sorta di portagioie, no? Mettila così, ci potevi mettere quello che volevi. Li vedevo tipo a casa dei miei nonni, che erano cose antichissime. Quindi, e non so perché era una forma di qualcuno a casa ha un anatro telefono. Magari se qualcuno se l'è tenuto a mo' di cosa vintage, però io li vedevo, ti ripeto, a casa dei miei nonni erano già così, che si portavano dietro un sacco di tempo. Non so perché un periodo andavano solo le 8. Per fortuna sono spariti, come questo video, così Fede smette di dire che le cose sanno di altro. Magari questo sa di occa. Torta all'anatra. Raga, guardate, un pugno nei denti. Ah, pure, hai capito? Pure. Uno ad uno, picchiamoci, finisce il video, ci pestiamo. Lato di canestrelli. Ci fermiamo così per il video. Speriamo che vi sia piaciuto. Io intanto mi sento in colpa di pubblicare questi video, devo essere onesto. Cioè, forse per me li cancellerei. Però non è vero, sei qualcosa va pubblicata. Quindi mi spiace dover condividere con voi le brutte cose che Fere ha nel suo cervello. Che io devo soffrire. Pensate quanto stupido sto diventando negli anni. Cioè, ogni anno peggiorerò un po'. Mm-mm. Fino a quando non divento un canestrello. Però non ti mangio, tu secondo me lo sei buono. Grazie. Qua sotto comunque con voi altri video, iscrivetevi al canale, campanellina. E ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao, ciao.